Benvenuti amici, io sono Salpimpos, oggi torniamo su Robbery Bob Man of Steel. Andiamo a continuare questa serie che finalmente, incrociamo le dita, sta continuando senza che il salvataggio se ne vada a funghi. E quindi niente, l'altra volta abbiamo iniziato i laboratori segreti, ne abbiamo ancora un botto, abbiamo un sacco di cose da fare ancora. Campo estivo, poi mi avete detto che non finisce al campo estivo, ma abbiamo altre cose. Vabbè, niente, intanto siamo ai laboratori segreti, continuiamo i laboratori segreti. Siamo arrivati al livello numero 6, andiamo al 6, vediamo, oh, ascensore. Vabbè, siamo sottoterra praticamente. Vabbè, allora, è stata una lunga corsa in ascensore. Ha viaggiato 2 miglia nella crosta terrestre. Tutto sommato, la discesa in ascensore si può definire breve. Chiamiamo questa sezione giù di sotto. E tuttavia non troverà alcun tipo di marsupiale qui, eccetto i koala mutanti, ovviamente. Allora, quindi che rubiamo noi qua? Allora, tac, tac. Intanto porto questo. Qua che c'è? Attenzione, perché qua c'è teletrasporto. Il laser, non avevo visto il laser. Devo ancora scaldarmi. Forse devo andare prima lì. Ecco, perché lì c'è il buon uomo. Oppure il buon uomo si muove. Il buon uomo rimane immobile. Quindi io devo andare per di qua senza farmi vedere dallo scienziato. Perfetto. Senta, buon uomo, mi pigli. Preferisco essere ammazzato da lei. E siamo al secondo tentativo. Ce la faremo a superare questo livello. Da qui che finiamo il video. Speriamo. E allora, ritentiamo. Bisogna studiarsi un po' il livello, ecco perché, quindi, lì, io là non ci devo andare. Aspettiamo il faccia di capra qua, che non ha nient'altro da fare. Ed entro e mi vado a rubare tutte le cosucce. Oh, in alto abbiamo qualcosa? No, e allora me ne vado. Oh, e fin qua, l'abbiamo capito. Poi, pulsante rosso e andiamo a disattivare il laser. Ma perché? Questa è la fretta, ragazzi. Mai avere fretta in questo gioco. Ritenta, ritenta, riprovo. Mai avere fretta in questo gioco. È facilissimo sto livello. È di una facilità immensa, ma questo è il terzo tentativo. Allora, perché bisogna essere un po' veloci. Quindi, aspettiamo il buon uomo. Ah, lì addirittura c'è possibilità di chiamare qualcuno. Rubo qui, rubo qui. E niente, disattivo il laser. Aspettiamo lo scienziato, che è veloce, peggio di Granny. Oh, e ce ne andiamo. Perfetto, piano, senza correre. Non ci incastriamo con le porte. Sempre dietro. Oh, perfetto. Oh, vedete che piano piano le cose si fanno. Quindi, mi insino per di qua, che finalmente i laser sono disattivati. Rubo tutto quello che c'è qui. Mi teletrasporto. Perfetto. Poi, che faccio? Attivo. Attiro la guardia e mi riteletrasporto. Così ho campo libero. Ecco, vai a vedere chi è, che io me ne vado. Via, entro qui. Cosa c'entrano gli alimenti per animali nel suo piano diabolico? Non c'entrano, solo ho pensato che potesse avere fame. Me la salgo e me la fuggo. Torno per di qua. Vabbè, era facile, ragazzi, era facile. Abbiamo avuto bisogno di 3 tentativi. Però era facile. E quindi andiamo al prossimo. Non rilevato, tempo 2.45. E bottino 100%. Perfetto. Andiamo al prossimo livello. Andiamo al livello numero 7. Mi chiedevo, cosa sono tutti questi oggetti che sto raccogliendo? Sono componenti del mio ingegnoso dispositivo infernale, il laser orbitale per il controllo della mente. Dimentichi la mia domanda. Vabbè, ok. Già c'è gente brutta qua che la seguo, non lo so se devo seguirla. Vado per di qua. Ok. Non so che cosa io stia facendo, però lo sto facendo e mi sta pure riuscendo, quindi va benissimo. Mi insinuo per di qua. Lascio tracce verdi. Però lui non le vede, quindi va bene. Attenzione, rubiamo qua. Me ne posso andare? Abbiamo un botto di cose da aprire. Apro qua. Lui mi seguirà perché c'è la traccia verde. Laser da disattivare. Ma qui lui mi vede. No, possiamo passarci dietro. Ok. E allora ci passiamo dietro. Disattiviamo il laser e andiamo in alto. Senza farci scoprire. Ok. E su. Oh, ma c'è il buon uomo lì. C'è il buon uomo che si alterna al vecchietto. E quindi piano, con calma e circospezione, prendiamo subito. Potrei anche non entrare. E perché nel frattempo che qua, via, come vedete, ovviamente, ma sono rischiato in una maniera orribile e infatti ho fallito. Quindi con calma, sempre con calma.
Andiamo a disattivare i laser. Ora io mi sa che devo prendere quel teletrasporto. Oh, perfetto. Se il buon uomo se ne va prima che arriva il vecchio. Ah, è chiusa questa. Quindi devo effettivamente tornare indietro. Ok. E niente, i livelli ovviamente si fanno sempre più complicati, ragazzi, perché già siamo al terzo episodio, normale. Quindi, però l'importante è capirli. Li falliamo un po' di volte in modo tale da capire cosa fare al prossimo tentativo, fino a quando li facciamo, no problem. E Minzino per dire qua, e fin qua l'abbiamo capito. Oh, perfetto. Poi aspettiamo l'uomo, il buon uomo. Vado a rubare giù. Tac. Ok. E ritorniamo lì. Perfetto. Apriamo questa. Oh, aspettiamo il vecchietto. Disattiviamo il laser. Dobbiamo tornare per di là. Sarà complicato tornare di là. Meno che devo essere proprio super mega veloce. Che lui si gira poi dalla parte della porta. Super mega veloce. Non lo tocchiamo, ovviamente. Va bene, l'ho sfiorato di spalla, però va benissimo. Oh, quindi io adesso che faccio? Posso attirarlo con delle impronte. Oppure mi nascondo semplicemente e mi vado subito instant a teletrasportarmi. Semplicemente. Ci vado proprio di schiena. Sempre che sia attivo sto coso. Via, via. Mi teletrasporto. Ok, rubo tutto il rubabile. Me ne posso andare, in teoria. Quindi, il problema è adesso, perché non vedo lui. Ecco, via adesso. Sblocco la porta. Mi teletrasporto via. Che cos'è? Ma c'è il vecchietto pure. E devo aspettare pure il buon uomo che non mi vede da qui. Meno che avrei dovuto utilizzare le impronte. Spicciati, vecchietto. Vabbè, lui si gira dall'altra parte, però. Fatti. Quindi devo tornare da qui. E via. E via. Molto articolato questo livello, ragazzi. Molto. Via, me la fuggo. Adesso non so se ci rientro con il tempo, però 4 minuti e mezzo ce l'abbiamo fatta. Molto articolato. Questo è il primo vero livello difficile di questo gioco, ragazzi. Non difficilissimo, ma complicatuccio, sì. E andiamo al livello numero 8. Vediamo che ci aspetta all'8. Per lanciare il laser per il controllo della mente e mandarlo in orbita, ho bisogno dei codici di accesso per la rampa di lancio. Non può usarla? Pensavo fosse lei a dirigere questo posto. Attualmente sto solo facendo uno stage di 6 mesi in questa struttura centrale. Ok, non ti preoccupare. E niente, questi teletrasporti è diventato un po' complicatuccio il gioco. Lì c'è gente che via. Oh, ma che cos'è? Ma scusate, io devo passare da qua. Intanto. Ovviamente, ovviamente. Allora, c'è da rubare lì. Quindi dobbiamo rubare. Non me ne vado da qui se non rubo io. Non è che lo seguo per di qua. Rubo. Potrei teletrasportarmi. Vediamo dove andiamo. Non si capisce un cacchio. Oh, telecamere da tutte le parti. Non si capisce un cacchio con tutti questi teletrasporti. Ma tipo, no, ora no. Dovrei raggiungere sta porta. È impossibile. Ma è proprio impossibile. Oppure è proprio impossibile. Mi sa tanto che questa è la strada sbagliata. No, da qui è impossibile. Perché le telecamere, cioè, ti coprono tutto il passaggio. È impossibile passare da lì. Quindi cerchiamo un'alternativa. Cerchiamo un'alternativa. Mi travesto, ovviamente. L'alternativa è questa, ma è tanto easy. Ma è tanto easy che c'è pure il travestimento. Ma perché? Ora sì, mi teletrasporti, in teoria sono ancora travestita. Adesso possiamo passare dalla telecamera. Molto easy. Quindi, qui che cosa c'è? C'è da rubare, però se io rubo. Ma io devo rubare. Non c'è niente da fare, devo rubare. Buon uomo se ne vada, che io ho l'attrazione a distanza. Ok, e via. Tac. Porta blocco, mi nascondo qui. Oppure lo seguo, perché lì c'è pure da rubare. Ah, si gira instant. Ma complimentoni, buon uomo. Complimentoni. Quindi ci vado dietro. Ok. Mi nascondo instant.
Aspetto che se ne va e vado a rubare su. No problem. Poi mi riteletrasporto. E in teoria abbiamo finito, no? Rubo qui tutto il rubabile. Oh, e ora? E niente, mi teletrasporto di nuovo, giusto? Perfetto, vado a scoppare qui. Aspettiamo l'uomo. Il buon uomo. Rubiamo quell'affare lì. Ok, questo dovrebbe essere l'ultimo tesoro. Codice di accesso a rampa di lancio. Manca ancora qualcosina. Eccoli là, perfetto. Prendiamo tutto quello che c'è qui. Apriamo questa porta. E ce ne possiamo andare. Fatto, ragazzi. Dai, questo è stato più semplice di quello di prima. Fatto pure questo. Minuti 1.38, va bene. 100%. Oh, perfetto pure questo. E andiamo al prossimo livello. E siamo al livello numero 9. Vediamo questo livello numero 9, allora. Eccomi qua. Il mio dispositivo è in fase di completamento. Ho solo bisogno di trovare PAL. Chi è PAL? È bello avere degli amici. No, imbecille, PAL è l'intelligenza artificiale super avanzata che guiderà il mio laser per la mente. Per la mente, ho detto. Rubo subito quello, se non mi laggasse. Se non mi laggasse, mi ricomincio. Mi ha laggato in una maniera spaventosa, non è più andata avanti. Oh, devo fare... E mi si blocca pure, ovviamente. Ovviamente. E niente, quando il cellulare comincia a scaldare, ho notato che sto gioco mi si blocca il joystick. Ho notato questo. Ecco, vedete? Ma dove? Era nascosto. Ma era a parete, però, dai. Una volta il joystick, una volta le telecamere infrarossi qua. Via, via, via. Vedete i lag? Mi attacco proprio alla parete, allora. Piano, attenzione, e via. Ok. Altra telecamera orribile. Troppa telecamera. Ora dove mi nascondo io? Adesso. Cioè lui fa il giro. Via. Non via. Oh sì, via, sì, via. Ma scusa, troppa telecamera in questo posto orribile. E via adesso. Non so come io abbia fatto, ma come sempre ce l'ho fatto. Allora, scarpe da laser pure, laser. Troppi laser. Qua c'è una porta. Ah, qua c'è la sicurezza. Ci vado pure addosso, ci vado. Dritto per dritto, non prendiamo i laser. Ah, forse... Ah, c'è il laser attivo, ecco perché. No, non c'è il laser attivo. Qua mi prende, no? Via. Non tocchiamo i laser bruciano. Bruciano le chiappette. Oh, fatto. Fatto ciò, mi rubo qui. Prendo tesoro, possiamo tornare indietro. Però... Oh... C'è altro da rubare qui. Questi si alternano. No problem. Vado con voi. Ma quello mi vede, 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 quello mi vede. Dai! L'ho capito come fare, ma troppo tardi. Mi ha visto al limite proprio perché mi ha laggato il cellulare. Mi metto qui. Non allarmiamo la gente. Mi metto qui. Mi ha sfiorato il sedere quel laser, però va bene così. Ok, rubo questa. Rubo questo. In teoria ce ne potremmo andare, ma io non me ne voglio andare. Il problema è quello. Il buon uomo si attiva. E io adesso faccio la stessa cosa di prima. Però in un modo un po' più veloce. Non mi sono fatto sentire da quello. Non ci posso credere. Non ci fa. Perché devo correre io? E siamo di nuovo qua. E siamo di nuovo qua. Non allertiamo la gente. Ora prendiamo le patatine qua. Il disegno. Oh, me la salgo per di qua. E lag permettendo. Rubo questo. Il purificatore di antimateria. Oh, siamo arrivati. Possiamo nasconderci là. Lui guarda verso la porta pure. Hai capito? Quindi io vado a chiamare subito l'ascensore e mi nascondo. L'ascensore arriva. Chi ha aperto la porta? Chi l'ha chiamato l'ascensore? Giustamente quello si allerta. Quindi come scappo? E lo fa riscendere. Lo fa riscendere. Quindi come faccio io? Subito istant lo vado a chiamare. Sperando che arrivi subito. E me ne vado. Corri ciccio. Fatto. Dopo 8000 secoli, ragazzi. Però l'importante è farcela. Minuto 47, 100%.
Perfetto pure questo. Allora ragazzi, io per oggi sospenderei qui. Vediamo se possiamo shopparci qualcosina. Mi shoppo la capacità di arraffare. Questa va fatta al massimo. Prossimo livello ce lo faremo al prossimo video, ragazzi. Prossimo livello, prossimo video. Tra l'altro vedo che comunque i livelli continuano, non si fermano al 10. Cioè 10, 11, 12, 13, 14. È infinito questo capitolo. E presumibilmente andando avanti sarà ancora più difficile di quello che abbiamo visto finora. Quindi raccomando, come sempre, invito a lasciare un bel like, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanella. E per oggi è tutto, al prossimo video.